amici, benvenuti, ben ritrovati, una nuova puntata di podcast, il nostro consueto spazio dedicato agli approfondimenti. Quest'oggi torna puntuale il nostro appuntamento con l'Accademia di Medicina di Torino e con gli argomenti trattati nel corso delle sedute scientifiche. Vedo già collegati con noi e do il benvenuto e ringrazio per essere collegati con noi il professor Claudio Mencacci, benvenuto, direttore emerito di Neuroscienze e Salute Mentale presso l'ospedale Sacco di Milano, e il professor Enrico Pira, professore ordinario di medicina del lavoro presso l'Università di Torino. Grazie davvero per essere qui con noi. Ecco, l'oggetto della nostra conversazione di oggi ricalca un po' i temi che sono stati trattati nel corso di una di queste sedute scientifiche di estremo interesse, dal titolo L'impatto emotivo del Covid sulla popolazione e sui lavoratori. È stata ribattezzata la quinta ondata del Covid, quella dei disturbi psichiatrici, casi raddoppiati soprattutto tra gli adolescenti, che è stata un po' la categoria che, come si sa, ha pagato il prezzo più salato a causa appunto della mancanza di socialità forzata dovuta appunto alla pandemia, al lockdown. Per voi psichiatri, il lavoro è esploso sostanzialmente. Quali sono i disturbi più frequenti appunto dovuti a questa pandemia, a questa reclusione forzata? Quello che abbiamo, al quale stiamo ancora assistendo, è una vera e propria emergenza di salute mentale. E noi sappiamo bene chi è stato maggiormente colpito da questa pandemia e in primo luogo, come ha anticipato, sono stati gli adolescenti, i giovani adulti, le donne e le persone anziane. Questi sono i tre cluster che sono stati maggiormente colpiti. Beh, avevamo rispetto agli adolescenti un andamento che era stato in progressione anche negli ultimi 10 anni, ma gli anni della pandemia hanno ulteriormente fatto esplodere il tema della salute mentale, tanto da portare i dati delle ricerche più robuste a un adolescente su 4 ad aver sviluppato dei disturbi depressivi e 1 su 5 disturbi d'ansia. Allora, questa crescita così massiccia, così grave, si è poi a sua volta distribuita su tanti altri tipi di disturbi. Mi rifaccio in maniera particolare ai disturbi del comportamento alimentare, che sono aumentati del 30%. Mi faccio ai gesti autolesionistici, non con intenzioni anticonservative, ma quello ad esempio del tagliarsi. Mi rifaccio ai tantissimi disturbi del sonno, piuttosto che a quel decadimento cognitivo che i tanti mesi di DAD hanno sicuramente facilitato. La situazione dei giovani è una situazione che ha per certi versi condotto alla fine dell'espressione dei millennials e oggi è stata sostituita da quella dell'espressione di una generazione chiamata dei doomers, quella generazione sulla quale sembra incombere un pesante destino. Perché un pesante destino? Perché dobbiamo riconoscerlo che nell'ambito di poco più di 10 anni abbiamo avuto una crisi economica mondiale del 2008-2009, abbiamo avuto uno smantellamento del welfare, abbiamo avuto la questione climatica che è ancora a scadenza breve, abbiamo avuto la pandemia e adesso abbiamo anche una guerra. Le tematiche ci dicono una cosa su tutte. L'emergenza salute mentale è un fiume carsico di cui ancora non conosciamo la portata. E il tema di non conoscere la portata è perché i giovani che già ne soffrivano sono ulteriormente aggravati e chi non ne soffriva in alcune sue condizioni è potuto emergere e anche quindi accedere alle cure. Ma molti sono ancora a tutt'oggi chiusi e isolati in casa. Questo è un tema al quale dobbiamo prestare molta attenzione e non avere un atteggiamento, diciamo,
di sdrammatizzazione. Non stiamo parlando di quello che gli inglesi hanno chiamato languishing. Non è il tema solamente del sentirsi spenti o del sentirsi demotivati, ma è proprio il tema di non vedere il futuro. Ecco, professora Pira, giustamente il professore ha fatto un quadro piuttosto inquietante, e tra l'altro questo sottovalutare o banalizzare o sdrammatizzare troppo questo fenomeno può avere delle ripercussioni gravi. Ecco, cosa si rischia, professor Pira, nel rendere insomma meno drammatico il quadro di quanto appunto ci ha dimostrato il professore, anche alla luce di numerosi studi che ci restituiscono appunto un quadro di questo tipo? Noi, come medici del lavoro, non lo traumatizziamo affatto, cioè lo stiamo vivendo sul campo, e anzi direi che rispetto a quello che avevamo discusso nella riunione di circa un anno fa nell'Accademia di Medicina, ci siamo arricchiti di un anno di esperienza e di valutazione. E quindi in allora io avevo impostato la mia presentazione su temi, noi non ce l'avevamo parlati prima con il professor Meccacci, ma erano state assolutamente confluenti le nostre valutazioni. Io potrei aggiungere, in base a quello che ha detto adesso il professore, che ho un osservatorio che è una fascia intermedia, lui ha parlato giustamente di adolescenti, anziani e donne, no? Come i tre target peggiori, se posso usare questo termine, degli effetti della pandemia per questi disturbi. Ecco, io ho la popolazione dei lavoratori. E cosa posso dire? Posso dire che tra i lavoratori le donne lavoratrici sono quelle che ci hanno riportato i problemi maggiori. Da cosa lo derivo? Che nel nostro ambulatorio per lo stress lavoro correlato e per il mobbing, in questo periodo la grande maggioranza delle persone afferenti sono di genere femminile. Per una serie anche perché hanno dovuto dividersi tra le varie emergenze, sia appunto la DAD, quindi gestire la famiglia, nello stesso tempo il lavoro a distanza, insomma tutto questo ha complicato le cose. Io l'anno scorso avevo proprio puntualizzato che uno dei problemi, io avevo diviso il tema in tre argomenti, cioè quelli che hanno continuato nelle loro attività tradizionali ma con dei sovraccarichi, la popolazione dei lavoratori della sanità fondamentalmente rappresentata da persone di genere femminile, chi ha lavorato nel proprio settore non modificando molto ma dovendosi sottoporre a regole diverse, dai trasporti all'accesso al luogo di lavoro, e chi non ha lavorato, quindi non ha lavorato, che quindi ha vissuto dal mondo del lavoro quello che giustamente il professore raccontava come non vedere il futuro, gente nel commercio che ha patito una grandissima crisi finanziaria senza possibilità di vedere che cosa sarebbe potuto succedere dopo. E quindi tutto questo modulato dalle diverse fasi dell'epidemia, perché noi abbiamo avuto delle fasi di epidemia con veramente l'angoscia di quello che potrebbe essere stato l'esito sanitario. Poi fortunatamente questo si è affievolita anche in virtù degli approcci terapeutici, soprattutto delle campagne vaccinali che hanno reso meno drammatico l'outcome sanitario. Ma questo rimane, e nel nostro mondo noi siamo molto attenti alla componente psicologica, non voglio arrivare alla psichiatrica, psicologica, perché la stima è che nel nostro mondo nel 2040 il 50% delle patologie del lavoro siano legate allo stress lavoro correlato. Qui abbiamo avuto uno spaccato di come questo fenomeno possa essere rapidamente accelerato, e abbiamo avuto uno spaccato di come dovremmo comportarci. Abbiamo teorizzato, filosofeggiato, eccetera, sul telelavoro per anni. Ce lo siamo trovati addosso senza essere preparati ad affrontarlo. E quindi abbiamo avuto un problema per affrontare. Il problema è esattamente quello che diceva lei. La donna che a casa doveva affrontare il lavoro, la non separazione tra lavoro e casa, la dad dei figli, un marito che magari non andava a lavorare, gli spazi che non sono normalmente pensati, progettati per fare quello. Professore, lei ha parlato di adolescenti, e abbiamo appunto sentito molto bene nel suo intervento di prima, più a rischio dei bambini, perché? Beh, perché gli adolescenti
hanno interrotto completamente quello che era la loro catena, da un lato, di passaggi iniziatici dell'età. Da un lato erano quelli corrispondenti alle esperienze dell'età adolescenziale, quindi all'apertura del mondo non solo sociale ma di quello affettivo. Si sono ritrovati praticamente in una condizione di isolamento con una grande compagnia che era, vuol dire, una compagnia, lo dico ironicamente, che era quella legata dei social media e dalle tante ore trascorse su questo, da una progressiva alterazione dei ritmi sonnoveglia e quindi anche di essere messi nelle condizioni di ulteriori difficoltà cognitive, e successivamente tutti questi adolescenti che afferivano a quelle condizioni sociali, che sono le condizioni di fare sport, di lavorare in gruppo, di crescere nel gruppo, sono venuti meno. Questo è un dato importante perché ha introdotto in tutti loro una condizione, vuoi di paura, poi di iperallerta, ma che significa fondamentalmente due cose. Viviamo in un mondo dove prevale l'imprevedibilità. Il termine imprevedibilità è una delle condizioni che mette in maggiore allarme il nostro cervello. Questo è il tema, cioè quindi è il tema di questo fiume carsico che si è aperto, ed è un fiume carsico che quando si apre, quando uno dice ma questo ragazzo ha fatto dei mesi, forse degli anni in una condizione, diciamo, di depressione non riconosciuta, questo vuol dire avere rovinato il resto della vita. Perché queste condizioni fanno sì che, detto in maniera molto diretta, fanno perdere diversi tram. Perdono il treno, e perdere il treno è una condizione che a sua volta crea e genera ulteriori difficoltà in tutti i campi. Certo, alla luce di questa imprevedibilità di cui ha parlato il professor Mencacci, e di un futuro ancora tutto da decifrare, professor Pira, come si può intervenire? E in Italia come siamo messi anche in materia di servizi di salute mentale? Insomma, c'è un supporto, poi se vuole aggiungere qualcosa anche il professor Mencacci a riguardo. I servizi di salute mentale nel nostro paese sono ben organizzati e territorialmente presenti, e la rete di assistenza è sicuramente ottima. Per quello che riguarda il nostro mestiere, cioè il mestiere del medico del lavoro, abbiamo una, diciamo, una finestra privilegiata, perché in qualche modo abbiamo milioni di persone che vengono visitate nel nostro paese annualmente in ossequio di, diciamo, di una legge. E quindi noi diciamo che i medici del lavoro italiani visitano ogni anno 14 milioni di persone, che sono la fascia lavorativa. E in questo ci stiamo orientando verso attività che sono quelle della prevenzione, della salute legata alle attività lavorative. Ma ci stiamo molto orientando alla promozione della salute, con attività di counseling. Quindi siamo sul luogo di lavoro le persone a cui si può ricorrere per avere un colloquio in ambito sanitario. E di qui sta a noi, alla nostra sensibilità, alla nostra professionalità, orientare le persone che vengono da noi, vicariando un po', o diciamo essendo complementari al servizio sanitario nazionale dei loro medici di base, quello che è l'individuare precocemente quelle sensazioni di disagio, che sono, prima il professore ha detto giustamente, che ci sono i due fenomeni, cioè proprio la depressione e il disagio. Un po' meno abbiamo visto la sindrome post-traumatica da stress. Noi dobbiamo intercettare il più rapidamente possibile il disagio e evitare, se possibile, che si entri in una fase depressiva vera e propria, ma rivolgerci ai professionisti con cui siamo in contatto quotidiano. Io nella mia struttura ho uno sportello aperto di stress, mobbing e burnout, con cui lavoro in collaborazione con gli psichiatri e gli psicologi della nostra azienda ospedaliera, e quotidianamente affrontiamo questi problemi. Professor Mencacci, anche del bonus psicologo che era stato proposto si parla molto meno, ecco, che fine ha fatto? Che fine ha fatto dovremmo chiederlo a chi l'ha visto.
Ci dovremmo interrogare su un messaggio che però deve essere chiaro e che spero che le istituzioni ascoltino. La salute mentale è fondamentale in un paese, è fondamentale che tutti i cittadini possano esigere i loro diritti di salute mentale, non può essere dimenticata. I finanziamenti e le risorse dedicate alla salute mentale sono incredibilmente più basse nel nostro paese rispetto ai paesi ad alto reddito europei. In quei paesi sono il 10%, nel nostro sono il 3,3%, e questo ci dice quanta strada ancora dobbiamo fare per sensibilizzare su un tema che pesa, l'ha ricordato bene il collega Peira prima. Cioè pesa sul lavoro, pesa sul PIL, il PIL viene calcolato il 4% del PIL, oltre a segnare il futuro di molti dei nostri giovani e diciamo la qualità di vita della restante popolazione. Io ringrazio davvero, purtroppo il tempo a nostra disposizione termina qui, il professor Claudio Mencacci per questa disamina veramente interessante e allarmante, direttore emerito di Neuroscienze e Salute Mentale presso l'Ospedale Sacco di Milano. E ringrazio davvero di cuore anche il professor Enrico Pira, professore ordinario di Medicina del Lavoro presso l'Università di Torino. Grazie per essere stati con noi, grazie ai nostri telespettatori come sempre per averci seguito anche questa. Oggi a tutti l'appuntamento la prossima settimana con un nuovo approfondimento riguardo alle sedute scientifiche dell'Accademia di Medicina di Torino. Grazie a tutti e arrivederci.